Dalla regia di avviare. Buongiorno a tutti. Vi do il benvenuto a questo webinar sul servizio civile digitale. Sono Roberta Chiappa del Formez. Come sapete, questo incontro è un momento informativo e di approfondimento rivolto agli enti del Servizio Civile Universale che sono interessati a presentare i propri programmi di intervento entro le 14 del 10 marzo. Quindi passo subito a presentare i relatori del webinar. Avremo un benvenuto da parte della dottoressa Laura Massoli del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Dopodiché, come avete visto dal programma, si alterneranno i relatori, la dottoressa Silvia Losco del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e poi Giuseppe Iacono e Paolo Martinelli del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Al termine dei loro interventi è prevista una sessione di domande e risposte. Potete quindi scrivere le vostre domande in chat e i relatori risponderanno tutti insieme a tutte le domande alla fine del seminario. Vi ricordo che il webinar è registrato, la registrazione sarà disponibile nella scheda di eventi a partire dalla quale vi siete iscritti. Se quindi ne perdete una parte o qualcuno entrerà dopo, potrà comunque seguire la registrazione. A questo punto io do la parola alla dottoressa Laura Massoli che vedo in video. Sì, Prego, dottoressa buongiorno a Massoli. tutti. Mi sentite? Sì, la Sì. sentiamo, prego. Allora, buongiorno, io sono appunto Laura Massoli dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. Ringrazio i partecipanti a questo webinar, ringrazio i colleghi del nostro Dipartimento e anche i colleghi del Dipartimento Trasformazione Digitale e del Formez che ci supportano diciamo, in questo incontro informativo e conoscitivo. Come sapete, questa attività si inquadra nell'ambito del programma, del secondo programma quadro Civile Digitale, che appunto si sviluppa in attuazione dell'accordo della fine del dicembre 2021 tra il nostro Dipartimento e il Dipartimento della Trasformazione Digitale. E quindi diciamo va in continuità con quanto già avvenuto nel corso del primo programma quadro sul Servizio Civile Digitale nel 2020-2021, e quindi capitalizzando l'esperienza che aveva comunque visto una buona partecipazione degli enti in termini sia di numero di enti partecipanti che di programmi di intervento e progetti selezionati, ma ovviamente si inserisce anche in un quadro leggermente diverso perché in questo diciamo, nuovo programma quadro le attività sono fortemente collegate perché appunto finanziate anche dal PNRR, in quanto questa attività si inserisce appunto nella linea di investimento 1.7 della missione 1. Componente 1, la linea di investimento è quella sulle competenze digitali di base del PNRR. Quindi l'obiettivo generale che i nostri dipartimenti si danno attraverso questa attività e quindi diciamo, questa linea del servizio civile digitale è quella di attivare e appunto, realizzare nei tre cicli 21-23 circa 9.700 operatori volontari appunto, con esperienze sia di formazione ma anche di tipo esperienziale attraverso le attività del servizio civile digitale, coinvolgendo almeno 100 enti per servizi di facilitazione digitale. Quindi questo è l'obiettivo generale che ci diamo in questo programma quadro, poi appunto io non entro nei dettagli che verranno poi spiegati appunto e illustrati dai colleghi che seguiranno, ma appunto volevo solamente fare riferimento all'obiettivo generale che riguarda questo programma quadro e quindi le attività che vedono coinvolte gli enti che stiamo appunto coinvolgendo in queste attività. I webinar che realizzeremo oggi, quindi il webinar di oggi e quello di lunedì, sono quindi dei momenti, come veniva già detto dalla collega che mi ha preceduto, sono dei momenti informativi rivolti appunto agli enti che stanno predisponendo i propri programmi, i propri progetti, la cui scadenza è prossima il 10 marzo. Avremo un programma di lavoro molto serrato perché il nostro obiettivo è quello di portare in attività e quindi di avviare al servizio gli operatori volontari, quindi i ragazzi nel mese di luglio e
quindi ovviamente ci aspetta un programma di lavoro molto serrato e come verrà appunto anche raccontato negli interventi che seguiranno. Io diciamo vi ringrazio per la partecipazione e ringrazio appunto i colleghi che poi seguiranno nelle illustrazioni durante questo webinar. Grazie e buon lavoro. Perfetto, grazie dottoressa Massoli. Do la parola alla dottoressa Silvia Losco del Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, che ci parla del Servizio Civile Digitale, percorso di Capacity Building. Dottoressa Losco, aspetto di vederla in video. Eccomi, buongiorno. Prego. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ho visto dai partecipanti che alcuni di voi hanno già seguito alcuni nostri contributi in sessioni precedenti, in webinar precedenti, quindi vi ringrazio della partecipazione e vado a dar seguito all'apertura della dottoressa Massoli, riprendendo un attimino lo spirito con cui avviamo questo percorso di informazione e formazione agli enti di servizio civile, dicendovi appunto che il servizio civile digitale scusate un attimo, ma cerco di girare le slide, eccoci. Allora, il servizio civile digitale, come nell'apertura ci ha ricordato la dottoressa Massoli, si sviluppa in attuazione dell'accordo tra il Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. L'accordo è siglato il 14 dicembre 2021. Finalità di questo ciclo di servizio civile è quello di adempiere a uno degli obiettivi del PNRR. Quindi questo investimento è stato inserito nel PNRR, capofila dell'investimento è il Dipartimento della Trasformazione Digitale, quindi è una delle attività previste nell'investimento, lo ricordo in questa slide, è l'investimento 1.7 che fa parte appunto, che denominato competenze digitali di base. Siamo nella missione 1 del PNRR, la componente 1 del PNRR e quindi è una delle attività, quindi diciamo questo investimento si compone di più di attività, noi ne abbiamo diciamo con titolarità sul servizio civile una e sarà lo spunto per valorizzare l'istituto del servizio civile universale sempre con diciamo come strumento di promozione dei valori fondativi della Repubblica, chiaramente orientando però le nostre attività proprio allo sviluppo delle capacità e delle competenze in ambito digitale. Le finalità che abbiamo inserito nell'attività del PNRR sono di alto livello perché riguardano la formazione dei cittadini che sono i beneficiari primi di questa attività che abbiamo chiamato di facilitazione digitale e di educazione digitale. Chiaramente quello che si intende fare è coinvolgere nel complesso 9.700 volontari, quindi giovani operatori volontari che assumeranno questo ruolo di facilitatore digitale, questa figura che viene introdotta grazie a una serie di iniziative che sono già in atto sul territorio nazionale. Il Servizio Civile Digitale si unisce quindi e rafforza queste iniziative già sul campo. Spendo qualche parola per descrivervi un po' il percorso di capacity building che, come avrete visto, è una delle novità che vengono proposte dai due dipartimenti, quindi dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale insieme al Dipartimento di Trasformazione Digitale. Intendiamo sostenere questo percorso quindi di nuovo, questo ciclo nuovo di servizio civile, supportando gli enti nelle varie fasi di gestione dei loro progetti e dei programmi di intervento di servizio civile. Quindi questo webinar consideriamolo come il primo di una serie di webinar che fanno parte del percorso che abbiamo chiamato di capacity building per gli enti. Sapete che è una novità del Dipartimento, quella di sostenere gli enti nelle varie fasi, quindi partiamo ora
e probabilmente verrà riproposto con buona probabilità anche per altri, diciamo come supporto agli enti, anche per altri avvisi e quindi per altre vostre partecipazioni su altri servizi civili, diciamo di natura tematica. Quello che ci vogliamo fare è sostenervi sia nella fase diciamo, di progettazione, quella proprio, ecco, quella in cui siamo ora, cioè la fase di risposta all'avviso pubblico che abbiamo pubblicato. Intendiamo sostenervi in fase di esecuzione dei progetti di servizio civile e poi intendiamo curare anche la fase di chiusura dei progetti e dei programmi di intervento. È un sostegno che diamo agli enti che partecipano, e ovviamente l'intento è quello di migliorare la qualità dei programmi di intervento, renderli più vicini alle finalità, diciamo, istituzionali che vogliamo perseguire. E nello stesso tempo proprio potenziare le capacità dei singoli enti nello sviluppare progetti, nel sostenerli, nei confronti dei ragazzi. Vi illustro brevemente il percorso in cui siamo. Quindi partiamo con una formazione, affiancamento prima dell'avvio dei progetti. Ecco, siamo in questa fase, quindi ci stiamo rivolgendo, siete voi, ai coordinatori dei programmi di intervento e dei progetti. E ai loro staff essenzialmente. Quindi spero che voi siate esattamente in questo ruolo. Che temi tratteremo in questo ciclo di webinar? Aspetti organizzativi, possibili modalità di sviluppo dei progetti, casi esemplificativi che possono ispirare la vostra fase di progettazione, che stiamo cercando quindi di curare per avvicinarvi di più alle finalità del programma quadro. Poi faremo focus specifico su dei framework, il DigiComp in particolare, cioè dei framework che rafforzeranno a cui far riferimento per rafforzare le competenze degli operatori volontari. Quindi, diciamo, su questo ci sarà una focalizzazione specifica proprio in questo webinar. Andremo poi a sviluppare le modalità di valutazione dell'impatto dei progetti e questo inizieremo da oggi, ma continueremo con il secondo webinar e probabilmente ci saranno, anzi sicuramente, dei momenti di approfondimento anche successivi. Cosa succederà invece durante l'esecuzione dei progetti, quindi dopo la validazione, dopo l'approvazione della graduatoria? Svilupperemo un percorso che vi aiuterà, ci aiuterà, siamo insieme su questa partita, nel monitoraggio dello stato d'avanzamento delle attività dei nostri progetti e quindi delle attività formative. Garantiremo un approfondimento, no, delle eventuali criticità con eventuali individuazioni di aree di miglioramento. E cercheremo di mettere su un sistema di monitoraggio condiviso e centralizzato su cui convergere con degli indicatori e con diciamo delle stime, dei target che ci daremo. E anche qui verrà focalizzata praticamente l'impegno specifico sulla facilitazione digitale, quindi verrà attivato anche un servizio di supporto anche via email proprio per il servizio che poi verrà erogato, che è un servizio di facilitazione digitale. A conclusione dei progetti andremo chiaramente a curare una fase, non so, gli esperti la chiamano di lesson learned, no? Cosa abbiamo appreso in questa esperienza di programma e progetto di servizio civile e digitale. Ecco, cureremo questa fase. Questa fase è molto interessante perché darà, come dire, il là a una fase di miglioramento, non solo per voi nei vostri programmi di intervento, ma anche per eventualmente raffinare, affinare il programma quadro che, insomma, si avvarrà chiaramente del contributi di miglioramento che potremo dedurre da questo primo ciclo che non è più, come sapete, di sperimentazione, ma è un ciclo effettivamente vero. Siamo in un ciclo proprio di messa in linea del servizio civile digitale. Io avrei concluso questo mio primo di intervento e per poi ritrovarvi tra poco e dopo gli interventi dei colleghi del Dipartimento. Prego. Perfetto, lasciamo allora la parola a Giuseppe Iacono e Paolo Martinelli del Dipartimento Trasformazione Civile Digitale. Nello Iacono, aspetto a vederla in video, perfetto, prego. Ecco, grazie.
Allora, diciamo che ovviamente la descrizione sul servizio civile digitale, come diceva prima la dottoressa Losco, si divide tra quello che diremo in questo webinar, che intende dare una panoramica generale, e quello che invece diremo in modo un po' più approfondito su alcuni temi, sicuramente sul Digicomp e anche un po' diciamo sui progetti e quindi sulla definizione dei progetti rispetto alle loro diverse articolazioni invece nel webinar di lunedì. Quindi per adesso diciamo andiamo in qualche modo ad inquadrare un po' i diversi temi. E poi a dare anche qualche indicazione sui tipi di supporto e di servizi che verranno dati durante lo svolgimento del servizio civile digitale. Innanzitutto volevo fare una breve premessa sul contesto in cui si inserisce il servizio civile digitale che è stato accennato anche negli interventi precedenti. Noi sappiamo che il tema delle competenze digitali, quindi dell'analfabetismo digitale, è un tema molto importante, è uno dei temi che influenza abbastanza, diciamo, le possibilità di inclusione digitale, inclusione sociale e quindi di partecipazione alla vita quotidiana dei cittadini. Quindi è uno dei temi diciamo principali in cui l'Italia purtroppo dimostra un po' di arretratezza, di ritardo più che di arretratezza, di ritardo generalizzato, e quindi tanto per dire abbiamo il 42%, secondo i dati del 2019, di popolazione italiana tra 16 e 74 anni che ha le competenze digitali di base, che sono quelle necessarie per la cittadinanza. Ed è una carenza che non è riservata ad una specifica fascia d'età, ma come vedete anche da questa slide, interessa più fasce d'età. La barretta rossa a sinistra del grafico a sinistra è quello che rappresenta le competenze digitali basse, quindi quelle non ancora sufficienti per una vera cittadinanza digitale. Come vedete, anche nelle fasce d'età più giovani supera un quarto di popolazione, quindi anche nelle fasce al di sotto dei 24 anni comunque non raggiungiamo una percentuale di popolazione con competenze sufficienti, quindi almeno di base, che ci permetta di avere una buona confidenza che la rete sia utilizzata bene, che i servizi digitali pubblici e privati siano utilizzati bene, che quindi si riesca anche a far fronte al tema della disinformazione piuttosto che delle truffe online o della sicurezza in generale sui dispositivi. Il contesto quindi è in qualche modo di un ritardo che deve essere rapidamente recuperato da parte del nostro paese. Sempre su dati 2019, la situazione che abbiamo visto nelle slide precedenti porta a una identificazione di circa 26 milioni di italiani 16-74 anni che non ha competenze digitali almeno di base. E tra questi, se togliamo coloro che praticamente non utilizzano internet, che sono all'incirca tra 10 e 11 milioni, ce ne sono quindi tra 15 e 16 che utilizzano internet senza avere competenze digitali di base, quindi con appunto un problema serio anche di protezione della propria identità piuttosto che dei propri dati, oltre che appunto grande difficoltà ad utilizzare i servizi digitali che sono disponibili
dagli acquisti al semplicemente l'ingresso nelle aree delle pubbliche amministrazioni per godere proprio dei servizi resi disponibili. Per tutto questo, a livello nazionale è nata l'iniziativa Repubblica Digitale, che è promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ha l'obiettivo di fronteggiare il tema delle competenze digitali a tutti i livelli e quindi sicuramente combattere il divario digitale, sostenere la massima inclusione digitale e diciamo favorire in generale anche un'evoluzione delle competenze digitali per permettere all'Italia di essere in grado di essere protagonista nel futuro, diciamo così, che si profila sempre più legato ovviamente al digitale, oltre che ovviamente anche nella nostra vita quotidiana. Repubblica Digitale è un'iniziativa, come si suol dire, multi-stakeholder, quindi con soggetti provenienti dalle istituzioni, dal territorio, dall'associazionismo, dal privato, dal mondo dell'università e della ricerca, quindi molto composito da questo punto di vista, con anche il supporto ovviamente di esperti che sono in grado anche di dare un supporto per quanto riguarda l'analisi dei dati e l'evoluzione anche dei profili che sono sempre più necessari a livello anche di competenze digitali per riuscire ad essere appunto anche all'interno del mercato del lavoro, oltre appunto a poter fruire dei servizi. Di questo di Repubblica Digitale fanno parte all'interno di una coalizione nazionale per le competenze digitali oltre 210 organizzazioni con iniziative sul tema delle competenze digitali che va appunto sulle diverse aree in cui appunto si sviluppa, diciamo, il tema delle competenze digitali, compreso anche tema delle competenze digitali di base dei cittadini e iniziative di formazione e supporto e facilitazione digitale come questa ha portato alla definizione del servizio civile digitale. C'è una strategia nazionale che è stata elaborata e approvata nel 2020 nel contesto dell'iniziativa Repubblica Digitale, una strategia che quindi vede degli assi di intervento. Uno di questi assi è l'asse di intervento dei cittadini, con delle linee di intervento che vanno quindi in maniera organica, ma dall'altra parte anche molto differenziata, a individuare delle azioni per riuscire a far sì che appunto la base di competenze digitali sia effettivamente diffusa tra i cittadini. La strategia e il piano operativo ovviamente hanno non solo delle azioni ma anche degli indicatori per valutare se le diverse azioni riescono a raggiungere il risultato, e poi ci sono degli obiettivi a livello più generale e macro, che sono quelli che poi effettivamente evidenziano il superamento delle carenze di cui abbiamo visto prima. Per cui un obiettivo molto importante è quello di raggiungere il 70% di popolazione con competenze digitali almeno di base nel 2026, e il 42% è la nostra base di partenza. Sappiamo che l'Europa, la Commissione Europea, ha definito degli obiettivi per il 2030 che identificano diciamo l'80% delle persone con competenze digitali di base come uno degli obiettivi appunto da raggiungere, e noi siamo in questo quadro. La cosa interessante della strategia e del suo piano operativo è che le azioni sono
ovviamente integrate tra di loro, perché da sole non possono permettersi di raggiungere quegli obiettivi che sono fondamentali e che dobbiamo assolutamente raggiungere in maniera strutturata e tale appunto da permetterci di avere una confidenza nel percorso di sviluppo. E tra queste iniziative, come vedete nella slide sono un po' evidenziate, c'è il servizio civile digitale e anche il potenziamento della rete dei servizi di facilitazione digitale, tutte connesse con le altre iniziative della coalizione nazionale e anche con ambienti di apprendimento per i cittadini. Quindi sono tutte azioni che si stanno sviluppando. In particolare nel PNRR sono state incluse due di queste iniziative, il servizio civile digitale e la rete dei servizi di facilitazione digitale. Tutte e due sono le misure che compongono, come si diceva prima, l'investimento 1.7 riguardante le competenze digitali di base. Sono degli obiettivi, sono dei progetti con degli obiettivi molto sfidanti. Il servizio civile digitale si propone di coinvolgere 1 milione di cittadini, supportarli quindi nell'evoluzione delle proprie competenze, e la rete dei servizi di facilitazione digitale, che è una misura connessa strettamente, anche se ha un'articolazione e uno sviluppo diverso, che procede sul più che altro sul fronte dei territori e delle regioni, invece ha 2 milioni di cittadini coinvolti nella formazione come obiettivo. E l'obiettivo poi macro, come vedete, è la creazione di una rete dei punti di facilitazione digitale riuscendo in questo modo a coprire anche tutto il territorio. Il servizio civile digitale è quindi una delle misure che però si integra completamente con quelle che sono definite all'interno della strategia. Due parole sul servizio civile digitale, sono state già anticipate negli interventi precedenti. Il servizio civile digitale è un intervento che vuole focalizzare le potenzialità e l'importanza non soltanto dell'associazionismo e del territorio, ma anche dello scambio intergenerazionale, quindi valorizzare potenza enorme che ha la possibilità appunto di avere non soltanto un supporto da parte dei giovani, ma anche dall'altra parte per i giovani avere anche una ricchezza e un ritorno importante nella propria formazione, nel rapporto appunto con i cittadini, ovviamente di diverse età e anche di diverse con diverse condizioni che intendiamo supportare. Quindi il servizio civile digitale rientra diciamo nell'obiettivo dello sviluppo delle competenze digitali dei cittadini attraverso una modalità di servizio che è quella della facilitazione digitale accompagnata ovviamente da educazione digitale, quindi anche dalla formazione, il valore importante sta appunto anche nel fatto che in questo progetto prevediamo un'attività di supporto e formazione per i volontari che partecipano, che soprattutto in questo primo anno di misura all'interno del PNRR è molto rilevante, come vedremo più in dettaglio nel seguito. Per cui quello che abbiamo imparato dal progetto pilota in termini sia di definizione dei progetti ma anche di identificazione dei contenuti formativi saranno portati in maniera sistematica in questa prima applicazione progetto PNRR. Come vedrete
A differenza del progetto pilota, qui abbiamo impiantato un sistema di supporto che è fatto da una gamba di formazione ancora, se vogliamo, ancora più sostenuta rispetto alle esigenze dei facilitatori, oltre che degli enti, come si diceva prima, rispetto al percorso di capacity building, e anche dei sistemi di supporto, come vedremo più in là in questo webinar. Il sistema di monitoraggio è un sistema di condivisione della conoscenza che permetterà ancora di più ad avere un servizio strutturato, ma anche un supporto importante per gli enti da una parte e molto anche per i facilitatori dall'altra. A questo punto sui servizi di facilitazione digitale facciamo un focus e quindi do la parola a Paolo Martinelli. Prego. Grazie mille, dottor Iacono. L'obiettivo generale dei servizi di facilitazione digitale è l'accrescimento delle competenze digitali per favorire un uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e promuovere, come dicevamo, il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva. Quindi possono essere descritti i servizi di facilitazione come attività di supporto individuale rivolte ai cittadini per operazioni base, come ad esempio inviare un'email, cercare informazioni sul web e accedere ai servizi della pubblica amministrazione, cioè per accompagnare nell'uso dei servizi digitali pubblici e privati la popolazione che non accede a internet, che in Italia, come abbiamo visto, è una fascia significativa, o che non vi accede in modo autonomo o con frequenza. Attualmente questi servizi vengono offerti prevalentemente attraverso le biblioteche o altri sportelli pubblici o privati, come le sedi dei comuni o delle associazioni attive sul territorio, che divengono così presidi di facilitazione digitale. Ma questi punti di facilitazione possono essere attivati anche negli ospedali, nelle scuole, nei centri anziani e nelle università, oppure possono essere servizi itineranti che prevedano attività a sportello o modalità più proattive verso la popolazione che intendono servire. Le modalità organizzative infatti variano in ciascuna realtà territoriale, in particolare rispetto alla modalità di prenotazione e gestione degli spazi, delle dotazioni tecnologiche e del tipo di assistenza offerta e la disponibilità degli operatori e dei facilitatori digitali, che di fatto sono l'elemento che è comune a tutti i presidi, cioè la presenza del facilitatore digitale. Nel nostro caso il facilitatore digitale è un operatore volontario che mette a disposizione le sue competenze e il suo tempo per promuovere l'inclusione digitale dei cittadini. È soggetto a questo percorso di formazione che si comincia a delineare, che è finalizzato all'acquisizione non solo delle competenze digitali utili a fare facilitazione, ma anche di competenze relazionali fondamentali per gestire il suo ruolo. Quindi, oltre a una formazione generale e ai momenti previsti dal programma, è previsto un percorso di formazione specifica a distanza, a cura sia del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ma coadiuvato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che sarà in particolare oggetto del webinar di lunedì 28. Gli enti che partecipano al bando presentano un programma articolato in uno o più progetti che dovranno essere sviluppati secondo una delle due tipologie di servizi da realizzare. La prima tipologia prevede la realizzazione o il potenziamento di un servizio operativo di facilitazione digitale presso l'ente
e fanno parte di questa tipologia i servizi realizzati da soggetti che già effettuano attività di facilitazione digitale attraverso, per esempio, punti di assistenza digitale già operanti nell'ente, oppure i servizi che si intende realizzare ex novo come sostegno delle proprie attività di assistenza all'utenza. All'operatore volontario, in questo caso, viene pertanto chiesto di effettuare le attività di facilitazione inserendosi in un gruppo di lavoro esistente o da attivare per svolgere il servizio. La seconda tipologia, invece, prevede la realizzazione di un servizio di facilitazione attraverso un'attività di educazione digitale, come anticipava il dottor Iacono. Queste sono vere e proprie attività di formazione e diffusione della cultura digitale che vanno oltre i servizi erogati dall'ente. Ad esempio, possiamo pensare a un ente che non ha direttamente a che fare con l'erogazione di identità digitale, che però fa formazione su cosa si intende per identità digitale oggi e su come ottenere le credenziali SPID. Queste attività orientate all'educazione digitale possono essere rivolte in generale alla comunità territoriale o essere focalizzate su particolari categorie di persone con specifica attenzione ai soggetti a rischio di esclusione dalla transizione digitale per opportunità o per età anagrafica, gli anziani, i NEET e le altre fasce. Abbiamo già delle esperienze di questo tipo dislocate sull'intero territorio nazionale che sono molto diverse tra loro in base sia alle esigenze del territorio che alla tipologia dell'ente. Abbiamo circa 700 servizi di facilitazione digitale che hanno come base punti fisici e sedi definite, al di là del fatto che alcune forme di assistenza possano essere realizzate anche in remoto. Quindi possiamo vedere quello che esiste già perché può essere un utile riferimento. In particolare vediamo la configurazione di questi servizi, dei modelli. Un primo esempio è quello in cui i progetti e punti di facilitazione digitale sono connessi a una rete regionale. Questo tipo di modello permette di avere delle forme centralizzate di supporto, come un catalogo formativo o un sito web che in qualche modo sia in grado di connettere tutte le sedi fisiche, ad esempio per i processi di prenotazione. I servizi prevedono entrambe le tipologie presentate, quindi sia di facilitazione che di educazione digitale, e l'estensione della rete di collaborazione permette di avere un'importante disponibilità di spazi e device digitali, oltre a uno scambio informativo. Anche il modello a iniziativa comunale consente di pensare a più centri di facilitazione che hanno lo stesso modello di funzionamento, oltre alla possibile connessione di questa esperienza specifica con altri servizi che sono erogati dal comune o dai municipi, dai quartieri, come l'anagrafe, l'URP o i servizi sociali, le cui esigenze sono strettamente correlate alla possibilità che il cittadino utilizzi appieno i servizi digitali della PA, ma insomma in generale. In queste pratiche c'è ovviamente una forte focalizzazione sull'esperienza personalizzata, ma si può pensare anche al ruolo fondamentale di altri soggetti che entrano nella rete di collaborazione e supportano i comuni nella gestione di corsi della tipologia di educazione digitale, ad esempio, cioè più strutturati e in sedi diverse. In questo caso la scelta della sede diventa anche un tema di beneficiari, di target. Se pensi ad esempio ai centri anziani o agli enti di formazione professionale e alla loro utenza specifica. Il terzo esempio che qui abbiamo esemplificato è quello di una biblioteca, ma ovviamente vale per rappresentare il possibile progetto di una singola organizzazione, cioè un ente del terzo settore o una piccola amministrazione che si rivolga al proprio bacino d'utenza dando priorità all'assistenza personalizzata. In questo contesto più agile, pensiamo che sia possibile differenziare i livelli di intervento rispetto al tipo di esigenze
che emergono e quindi anche i corsi di alfabetizzazione digitale potranno essere progettati in modo, diciamo, più sartoriale. Anche in questo caso, comunque, è fondamentale la collaborazione di una rete per fare in modo che luoghi di aggregazione diversi, diventino, sede di percorsi targettizzati. Grazie mille. Perfetto, grazie Paolo Martinelli. Allora adesso vediamo di nuovo con Silvia Losco e vediamo il programma quadro e le modalità di adesione. Prego Silvia, aspetto a vederla in video. Prego. Ci sono, eccomi. Grazie. Allora, riprendiamo, diciamo, la questione, relativa al come partecipare, quindi che strumenti abbiamo messo a disposizione per, farvi, partecipare a questo avviso pubblico. Allora, prima di tutto il programma quadro, quindi sul programma quadro trovate gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile a cui intendiamo connettere questo investimento, questa misura. Gli obiettivi che abbiamo identificato e che sono presenti nel piano triennale, voi sapete che la convergenza dei vostri programmi di intervento è a una cornice generale che poi è definita nell'ambito del piano triennale del Servizio Civile Universale. Ecco, riteniamo che, gli obiettivi più propri, che sono citati nel piano triennale, siano l'obiettivo 4 e l'obiettivo 10. Quindi l'obiettivo 4, fornire un'educazione di qualità equa ed inclusiva e un'opportunità di apprendimento per tutti. L'obiettivo 10, che poi è molto ricorrente nel servizio civile, è quello di ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni. Allora, sapete che i due obiettivi dovete chiaramente individuarli e diciamo, selezionarli nell'ambito della vostra proposta, quindi vanno citati. E vanno citati proprio quando, perché per noi sono un requisito essenziale di valorizzazione del vostro programma di intervento. L'ambito d'azione, anche l'ambito d'azione è citato nel piano triennale, quindi diciamo è l'ambito in cui si esplica il programma di intervento. Ecco, l'ambito d'azione di questo investimento è il rafforzamento della coesione sociale. E anche attraverso l'incontro tra diverse generazioni e l'avvicinamento dei cittadini all'istituzione. Particolarmente calzante questo ambito d'azione, chiaramente, e vogliamo ricordare che lo strumento, cioè il digitale, per noi nel servizio civile, appunto, è strumento, è veicolo tramite il quale si rafforza la nostra finalità, prima il nostro ambito, chiaramente nell'ambito del servizio civile, è il rafforzamento della coesione sociale. Quindi esplicare e diciamo declinare i vostri progetti avendo chiaramente questo ambito d'azione, ma utilizzando il digitale come strumento primo proprio di rafforzamento della coesione sociale. I programmi di intervento possono, come sapete, avevamo già detto questo e lo ripetiamo, essere sviluppati in tutti i settori del servizio civile. Quindi, per decisione, abbiamo voluto includere tutti i settori, quindi gli enti sono iscritti in settori differenti. Nei settori di servizio civile abbiamo aperto la partecipazione quindi agli enti che sono iscritti a tutti i settori e anche come aree di intervento. Quindi, diciamo, anche le aree di intervento non c'è preclusione. Quindi il digitale è da leggere come servizio principale, non come finalità prima, chiaramente di questo tipo di servizio civile, ma mira appunto a un rafforzamento della coesione sociale che è proprio un ambito d'azione proprio di tutti i settori del servizio, civile. La figura e il ruolo degli operatori volontari, gli interventi che mi hanno preceduto, già hanno focalizzato su questo. Chiaramente qui noi parliamo dei nostri ragazzi intesi come operatori volontari. Ecco, qui stanno, diventando, assumendo un ruolo specifico di facilitatore, digitale. Rimane quindi fermo ovviamente lo spirito del servizio civile e quindi tutto quello che è lo spirito che anima, diciamo, la formazione per gli operatori volontari, la formazione di base, ma il loro contributo specifico sarà quello di fornire a cittadini, ma anche a loro stessi, elementi per un utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie. Quindi stiamo perimetrando lo strumento che utilizzano i nostri operatori volontari per
per poter, diciamo, svolgere la loro funzione rilevante dal punto di vista della cittadina, della sociale, diciamo. Quindi il fine è proprio un fine di coesione sociale e anche di abilitare altri, se stessi ed altri, al godimento dei diritti di cittadinanza attiva. Chiaramente i miei colleghi l'hanno ricordato, qui siamo negli interventi, nell'ampia gamma di interventi mirati all'inclusione digitale. Quindi, ripeto e sottolineo, a molti di voi hanno anche formulato delle domande su questo, il digitale nell'accezione del servizio civile non è propriamente la finalità, ma è lo strumento tramite il quale noi arriviamo a potenziare, diciamo, la coesione sociale e l'inclusione sociale. Quindi, i vostri programmi di intervento, i vostri programmi di intervento si declineranno in progetti che saranno quindi inseriti, no? Saranno inseriti in programmi che potranno, diciamo, perseguire dovranno perseguire le finalità del programma quadro. Quindi voi sapete che il nostro programma quadro vi fornisce la cornice generale nella quale muovervi. Il vostro programma di intervento dovrà quindi tendere e perseguire quelle finalità principali, potrà avere delle finalità specifiche che hanno una vista, per esempio, territoriale o una vista specifica, diciamo, riferita al contesto che voi volete esaminare. È aperto alla presentazione a tutti gli enti di servizio civile, quindi qui vi ho riportato i numeri ad oggi, li ritrovate comunque nel sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili, quindi potenzialmente tutti gli enti iscritti all'albo possono partecipare a questo tipo di selezione. Abbiamo abilitato anche e enfatizzato, e vogliamo farlo in questa occasione, anche la collaborazione eventuale con enti che non sono iscritti all'albo. In che modo voi potete interagire e creare, diciamo, come dire, rafforzare collaborazione con altri enti? Ecco, facendo l'appello alle reti di enti che possono operare insieme a livello di programma, o con dei rapporti di partnership, quindi a livello, e a, in questo, a livello di partnership agite a livello di progetto. Allora, perché vogliamo enfatizzare questo aspetto, cioè della collaborazione e delle reti? Perché effettivamente il servizio civile si avvale di una rete di soggetti che sono iscritti all'albo, che hanno maturato fino ad oggi una grandissima esperienza in alcuni settori. E anche dalle esperienze che stiamo maturando in sede di sperimentazione, anche dai colloqui che abbiamo con voi, effettivamente l'expertise digitale potrebbe essere, fatemi dire, un elemento su cui c'è necessità di stringere delle alleanze con altri soggetti che magari possono avere indubbiamente un know-how di diversa portata. Ecco, puntiamo a programmi di intervento di qualità che possano agire efficacemente sul territorio. Quindi è assolutamente ben vista la collaborazione con altri soggetti che magari hanno competenze specifiche proprio nel settore digitale. Come dovrete fare per sottoscrivere degli accordi? Allora, si tratta di individuare quindi dei potenziali, no? Enti che, anche se non accreditati, che possono effettivamente avere le competenze che mancano nella rosa delle competenze che avete già proposto con la vostra iscrizione all'albo, e poi sottoscrivere, no? Praticamente accordandosi con l'ente. Si tratta di sottoscrivere un accordo di rete o un accordo di partnership che ci potrete presentare in sede di presentazione del programma e dei progetti. Vale anche, non so se oggi stanno partecipando anche enti non iscritti all'albo. Ecco, questo è un input che può venire anche da coloro. Non ho visto esattamente, diciamo, la rosa dei partecipanti, che attualmente sono più di 100, e mi sembra di vedere. E praticamente, se tra la rosa dei partecipanti a questo webinar c'è comunque un ente che non è iscritto, non è ancora iscritto o non può essere iscritto,
perché magari ha una conformazione giuridica che non gli consente di avere un accreditamento nell'albo SCU, ecco, questo ente può contattare un ente di servizio civile, ripeto, sul sito del Dipartimento avete tutti gli enti iscritti, e proporsi con un accordo di rete o un accordo di partnership per svolgere determinate attività di tipo anche formativo, informativo, di supporto, anche di tipo tecnologico. Quindi stiamo stimolando moltissimo, diciamo, gli accordi di rete, perché sapete che questo può essere un elemento di potenziamento del know-how degli enti già in fase di progettazione. Qui ritorno su questo concetto di rete, quindi, e di partnership. Quindi le reti si esplicano nel programma, no? Per la formulazione del programma di intervento, quindi sono costituite con soggetti non iscritti all'albo, operanti sul territorio, oggetti del programma. Deve essere presente un accordo che sottoscrivete tra l'ente proponente il programma e i soggetti di rete. E questo accordo deve essere inserito sulla piattaforma informatica Helios prima dell'invio dell'istanza di presentazione del programma. Quindi noi andremo a validare questo documento dal punto di vista, come dire, una convalida, diciamo, che daremo, deve esserci la sottoscrizione in modo che le parti siano effettivamente ingaggiate sul programma che ci presenterete. Anche i partner, quindi stiamo parlando anche dei rapporti di partnership. La partnership si esplica nei progetti. Anche i partner che potrete scegliere o anche qualificarvi voi enti non iscritti come partner, potete non essere iscritti all'albo, quindi la partnership. Devono essere diversi dai soggetti che partecipano al programma in qualità di rete. Chiaramente, se un ente partecipa al programma e c'è un accordo di programma, non potrà avere un accordo di partnership sul progetto, perché implicitamente, diciamo, è coinvolto in tutto il programma e quindi nelle attività dei progetti. Allora, nel rapporto di partnership, miriamo ad avere il servizio, il prodotto, la competenza che si intende, diciamo, attivare con il partner esterno per la realizzazione del progetto. Quindi dobbiamo essere più specifici. Vogliamo il prodotto, il servizio, la competenza specifica di cui ci avvaliamo. Faccio l'esempio della formazione. Ecco, la formazione è tipica, magari nell'ambito della formazione specifica potranno esserci delle possibili partnership, per esempio, o nell'ambito del supporto tecnologico, supporto device, eccetera, eccetera. L'accordo di partenariato, anche questo deve essere sottoscritto dall'ente partner e dall'ente proponente il progetto, e in alternativa può essere sottoscritto dall'ente partner e dall'ente di accoglienza che realizza il progetto. In ogni caso deve essere presente e caricato sulla piattaforma Helios di riferimento. Non torno sulle tipologie di intervento perché avete già visto la tipologia 1 e la tipologia 2. Vado solo a specificare che i vostri progetti possono includere entrambe le tipologie. Una delle domande che ci avete già formulato fino ad oggi, ecco, le tipologie sono state già descritte, quindi realizzazione o potenziamento di un servizio di facilitazione digitale già presente presso l'ente, o realizzazione o potenziamento di un'attività, diciamo, di educazione digitale, e quindi possono essere presenti nei vostri progetti entrambe le tipologie, chiaramente con delle linee di attività specifiche su entrambe le tipologie. Vi do una carrellata, vi do uno specchio, insomma, uno spaccato di quali sono i documenti di riferimento a cui dovete far riferimento per la vostra partecipazione all'avviso. Prima di tutto, l'avviso lo trovate sul sito, è l'avviso agli enti di servizio civile che abbiamo pubblicato il 25 gennaio del 2022. La scadenza per le vostre presentazioni è il 10 marzo alle ore 14. L'avviso fa riferimento a circa 2.400 operatori volontari, quindi dice circa, come sapete, perché non possiamo determinare all'unità, diciamo, in questa fase il numero di operatori volontari che finanzieremo. Siamo intorno ai 2.400, siamo quindi in una delle tranche di sviluppo del triennio previsto nel piano nazionale, nel PNRR. E
dovete, diciamo, far riferimento chiaramente alle linee tracciate nel programma quadro di servizio civile digitale, che è finanziato dai fondi, appunto, PNRR. Qual è l'altra disposizione che dovete aver ben chiara? La circolare del 25 gennaio 2022, che è quella per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento. Lì avete sia le modalità proprio di presentazione dei programmi che i criteri e le modalità di valutazione. Quindi tutta la fase di valutazione è già resa pubblica ed è contenuta nella circolare del 25 gennaio 2022 redatta dal Dipartimento. Ovviamente la vostra cornice di riferimento è sempre pubblicata sul nostro sito ed è il programma quadro del Servizio Civile Digitale a cui dovete far riferimento. Ultimo, ma non per questo meno importante, anzi, diciamo, direi di partire da qui come riferimento, le linee guida. Le linee guida per la redazione dei programmi per l'impiego degli operatori volontari. Quindi praticamente le linee guida, come sapete, vi guidano esattamente nella predisposizione di tutti gli atti, anche del progetto, fatemi dire, e del programma, per la predisposizione della vostra proposta, della vostra istanza. Dentro le linee guida c'è esattamente quello che noi ci aspettiamo che voi sviluppiate all'interno di ogni sezione del sistema informativo e all'interno dei documenti che presenterete proprio di sviluppo del progetto. Vi chiederei quindi di attenervi alle linee guida perché, diciamo, abbiamo cercato di essere molto esplicativi e già attenervi alle linee guida vi consentirà di produrre un prodotto in termini di programma e di progetto rispondente alla qualità attesa in termini di valutazione poi del programma. Criteri di adesione sono quelli che abbiamo già presentato, diciamo, in fase di sperimentazione. D'altronde abbiamo avuto, fatemi dire, un buon risultato sia in termini di adesione che in termini di diversificazione della vostra offerta. Quindi ogni ente può proporre un solo programma di intervento, anche in caso di coprogrammazione e coprogettazione. Quindi, qualora scelga di coprogettare o coprogrammare, sarà comunque unica la sua partecipazione a questo servizio civile universale. È molto importante questo aspetto perché vogliamo dare massima partecipazione in termini di enti, allargare la partecipazione a quanti più soggetti sia possibile. Questo è il nostro auspicio. Il programma di intervento deve prevedere progetti che siano nella durata di 12 mesi per un impiego complessivo di volontari che può andare da un minimo di 12 volontari a un massimo che potrà andare tra i 30 e i 60 volontari, 30 volontari nei casi di programmi di intervento che sono focalizzati su un territorio regionale o su una provincia autonoma o su una città metropolitana, quindi soltanto su un territorio. I 60 volontari sono invece il dimensionamento massimo che abbiamo studiato nel caso di programmi di intervento che sono su più larga scala, su scala nazionale o interregionale. Ciascun progetto deve avere un minimo di 4 volontari. Ricordatevi lo spirito del servizio civile, che è assolutamente quello del lavoro in team, del lavoro di stimolare il lavoro di gruppo, di mettere insieme ragazzi che abbiano anche estrazioni differenti, anche culturali differenti. Quindi stiamo pensando sempre allo spirito del servizio civile che lavora anche nel team di operatori volontari ed è volto quindi a far lavorare insieme anche soggetti molto eterogenei. Puntiamo all'integrazione. Quindi il team con un minimo dei 4 volontari è assolutamente non solo auspicabile, ma insomma è diventato ora un vincolo per voi. La presentazione dell'istanza è sul sistema informativo che voi tutti conoscete, il sistema informativo Helios, che è corredato da tutta una manualistica abbastanza vasta, che è quella standard sul sistema Helios, che quindi molti di voi già conoscono se partecipano con frequenza
ai nostri avvisi pubblici. Abbiamo unito una sezione, no? Abbiamo aggiunto una sezione specifica che è quella dei controlli agentivi che sono nati per il servizio civile digitale. Alcuni di questi sono i vincoli che vi ho dato in questa mia presentazione. E riporto in questa slide il link alla documentazione che comunque conoscete, immagino, ma che è stata ovviamente aggiornata alla luce delle novità del servizio civile digitale. Riepilogo qui delle caratteristiche progettuali che poi sono importanti. La durata 12 mesi, Italia, sono progetti italiani su territorio nazionale, non abbiamo finanziamenti di garanzia giovani, quindi diciamo non c'è il finanziamento garanzia giovani su questo, è un finanziamento, abbiamo detto, PNRR. È un finanziamento PNRR. Non prevediamo la misura aggiuntiva all'estero, prevediamo invece la misura che viene adottata sulle minori opportunità. Quindi la misura UE, scusate, nella tabella sono andata alle ultime tre. C'è assolutamente la misura del tutoraggio, è anche auspicabile che ci sia e che sia ben sviluppata. Non è un progetto che agisce all'estero, scusate, l'estero era riferito, è un progetto Italia, non è un progetto estero. Per quanto riguarda la formazione, vado a dirvi che c'è la consueta formazione generale. Che deve essere sviluppata da voi nei programmi e nei progetti di servizio civile e la formazione specifica. Allora, formazione generale è quella standard del servizio civile e la trovate, è a cura degli enti e verrà praticamente erogata, dovrà essere erogata alla stregua di tutti i progetti di servizio civile che siete abituati a sviluppare. Per la formazione specifica, ci sono due linee di formazione, quindi diciamo il plafond è abbastanza ampio. 12 sono le ore che dovete erogare con una formazione in house presso l'ente, quindi formazione dell'ente. Quindi questo, diciamo, è una formazione che dovete sviluppare e proporre nel vostro progetto e che sarà, come sapete, oggetto anche di valutazione. Saranno 38 le ore di formazione che invece gestiremo a livello centrale. Centralizzata significa che sarà sviluppata essenzialmente da noi con il Dipartimento della Trasformazione Digitale e sarà una formazione che garantirà anche un'uniformità, no, di know-how e di competenza a tutti i ragazzi che partecipano al servizio civile digitale, proprio volta a favorire questa, no, questa entrata in ruolo del facilitatore digitale. Qui riepilogo le competenze acquisibili e le tipologie di attestato che potranno essere rilasciate, no? Da chi essenzialmente. Allora, l'ente proponente potrà produrre l'attestato standard, e quindi questo attestato è dovuto e quindi non è soggetto a punteggi specifici nell'ambito della valutazione. L'ente proponente o l'ente coprogettante potrà produrre l'attestato specifico e qui c'è un punteggio che noi potremmo dare fino a tot punti. Un ente terzo, anche se voi sottoscrivete un accordo con un ente terzo, può produrre l'attestato specifico, quindi sulle competenze acquisiti. C'è il soggetto, voi potrete individuare un soggetto titolato ai sensi del decreto legislativo 13-2013 e quindi scaliamo qui sulla una possibile, una auspicabile certificazione delle competenze e il punteggio che attribuiremo sarà fino a 4 punti. E poi ci sarà il Dipartimento per la Trasformazione Digitale in collaborazione con noi che potrà attiverà un percorso di certificazione delle competenze qualora non sia realizzato dagli enti. Questo a garanzia che tutti i ragazzi che partecipino, al di là della capacità dell'ente di produrre o meno un percorso formativo che conduca a una certificazione delle competenze, noi diciamo in modo congiunto con il Dipartimento della Trasformazione Digitale daremo chiaramente facoltà di conseguire una certificazione che, come sapete, implicherà un impegno aggiuntivo da parte del ragazzo che dovrà sottoporsi a un percorso di formazione, anche a un esame.
E questo chiaramente non determina alcun punteggio aggiuntivo. I riferimenti li avete qui, le domande le potrete sottoporre, come già state facendo, a programmazionescucchio@servizio-civile.it. Quindi potete chiaramente inviare per eventuali richieste, ma lo state già facendo e noi cercheremo di creare FAQ o di rispondervi puntualmente, lo stiamo già facendo. Ricordo che praticamente il 10 marzo scade la presentazione e niente, e quindi praticamente alle ore 14, per cui non sottoponete, qui è un invito, il nostro ultimo punto, di non sottoporre le domande sotto scadenza, perché insomma, cioè, dovete avere il tempo utile, quindi riflettete su come poter, diciamo, sviluppare i vostri punti e assolutamente affrettatevi a farci domande, ecco, lo dico con molta chiarezza in modo da darvi la possibilità di progettare in modo consono. Sulle altre slide tornerei dopo, magari nel question and answer. Mi fermerei qui, vedo che state scrivendo, poi magari nel momento finale potremo tornare sulle domande e le risposte. Perfetto, sì, stanno arrivando molte domande, io sto prendendo nota, quindi alla fine potete provare a rispondere, anche se sono davvero tante, magari sarà il caso, si potranno fare delle FAQ. Vediamo quindi col Dipartimento Trasformazione Digitale, Supporto, Monitoraggio e Valutazione, vedo Paola Martinelli, prego. Sì, facciamo una carrellata velocissima perché molte cose, insomma, sono già, credo siano già passate. La dottoressa Losco ha fatto notare come, questo percorso di supporto, monitoraggio e valutazione sia in parte una novità rispetto, all'avviso sperimentale, quindi, insomma, lo rivediamo. Che cos'è il capacity building? Con capacity building intendiamo. Si intende lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze di un'organizzazione in vista di un progetto specifico. E nel nostro caso, appunto, si tratta di questi specifici percorsi di potenziamento delle competenze a supporto degli enti aderenti, che prevede quella formazione prima dell'avvio dei progetti costituita da due webinar di 2 ore ciascuno per i coordinatori dei programmi e dei progetti e dei loro staff. Un supporto durante l'esecuzione dei progetti attraverso incontri di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, ma con approfondimento sugli aspetti o le aree di miglioramento sulla base del sistema di valutazione definito in sede di avvio dei programmi. Poi un incontro interattivo specifico per gli enti in cui non era già attivo un servizio di facilitazione digitale, e oltre al supporto via mail per l'interlocuzione su eventuali criticità che emergono sempre in corso d'opera. E infine un confronto alla conclusione dei progetti, cioè un incontro che può essere in presenza oppure online di discussione su quello che abbiamo appreso nel progetto, che è finalizzato al potenziamento del servizio da parte degli enti di sicuro, ma anche al miglioramento dello stesso progetto di servizio civile digitale. Abbiamo già detto del percorso di formazione dei volontari che partecipano ai progetti, quindi direi che è anche della certificazione delle competenze digitali, quindi direi che possiamo. Ah, beh, però forse vale la pena specificare che la formazione dei volontari da parte dei dipartimenti prevede un percorso di webinar interattivi di 16 ore, 18 ore di moduli online di autoapprendimento e l'accesso a un forum online tematico, oltre a un webinar con cadenza trimestrale sullo studio di casi. Ecco, forse questo non l'avevamo ancora detto. Tra gli strumenti di supporto stiamo realizzando
un sistema per la condivisione di documenti e contenuti formativi, tecnicamente un sistema di knowledge management, che per avere un'idea è un sito a cui si può accedere, a cui si fa un login e che sarà utile anche alla costruzione di community per promuovere lo scambio tra pari e rafforzare l'interlocuzione con i dipartimenti. Questo sistema consentirà la condivisione da parte degli enti di esperienze che hanno permesso di ottenere risultati eccellenti, quelle che chiamiamo best practice, ma anche scambio di conoscenze che sono utili soprattutto agli enti che progettano per la prima volta un servizio di facilitazione digitale. Consente una comunicazione con gli organi istituzionali coinvolti e la condivisione e l'accesso a materiale utile. Lo stesso strumento consentirà poi un sistema agile di monitoraggio delle attività, il cui obiettivo è quello di raccogliere i dati degli utenti attraverso dei questionari che sono già strutturati e che quindi non si devono costruire da zero, monitorare l'efficacia del servizio e l'impatto sui target di riferimento, anche in relazione alle diverse variabili organizzative, alle modalità di erogazione, al contesto territoriale e alle dotazioni tecnologiche, e inoltre a elaborare una reportistica a supporto dei processi decisionali. L'idea è quella di costruire delle analisi predittive sulla base dei dati che raccogliamo con questo sistema di monitoraggio, che possano orientare l'evoluzione del servizio verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Infine, nel corso dei programmi e al termine delle attività, le competenze digitali di un campione significativo di cittadini coinvolti nei percorsi di facilitazione verranno rapportate a quelle di un gruppo di gruppi di controllo composti da cittadini che hanno caratteristiche simili ma che non hanno preso parte ai progetti. È un processo di valutazione di efficacia dell'iniziativa, non è una valutazione dei progetti degli enti, ma è un sistema di valutazione dell'efficacia dell'iniziativa, cioè del servizio civile digitale. Io darei di nuovo la parola al dottor Iacono, che forse voleva aggiungere qualcosa sul prossimo webinar. Grazie. Sì. Grazie Paolo, abbiamo fatto una carrellata un po' dei temi principali e delle novità del servizio civile digitale di quest'anno rispetto anche al progetto pilota. Avete visto che una parte consistente riguarda appunto il supporto sia ai facilitatori che anche una strutturazione maggiore per quanto riguarda il supporto agli enti, oltre appunto sia in termini di formazione sia in termini di supporti di strumentali, di tecnologici. Nel webinar di lunedì andremo anche, oltre a parlare in generale del Digicomp e quindi di qual è la base su cui poi vengono anche realizzati i questionari che vengono per la raccolta dati diventano utilizzabili per i cittadini, avremo un approfondimento particolarmente penso importante su quello che abbiamo notato, abbiamo visto e che quindi portano a indicazioni e suggerimenti rispetto alla definizione del progetto e quindi alle diverse aree di cui si compone, quindi dal contesto alla definizione degli obiettivi, piuttosto all'articolazione vera e propria delle attività. Per cui molte degli approfondimenti in merito proprio alla definizione del progetto li potremo fare nel prossimo webinar di lunedì, a cui vi invitiamo ovviamente a iscrivervi se non l'avete già fatto, perché crediamo sia un momento importante proprio basato anche
sulle lezioni apprese, diciamo così, dal progetto pilota. Grazie, abbiamo finito. Penso che sia lo spazio delle domande e risposte. Prego, Roberto. Esatto, perfetto. Nello, allora sono arrivate moltissime domande, le ho messe nel box domande che vedete lì a destra, potete vedere voi come rispondere, a quali riuscite a rispondere. Io chiederei se potete ricaricare il mio PowerPoint, avevo le ultime due slide che ho preparato, diciamo, già delle risposte, quindi non quello di supporto e monitoraggio, ma l'altro precedente, ad alcune delle domande più ricorrenti. Sì, che di fa, ecco, andiamo, vado alla diciamo, domande che avete proposto già in chat, qualcuno di voi ce l'aveva anticipate, quindi abbiamo già delle risposte a questi quesiti che sono diciamo quesiti frequenti, ho visto anche in chat, quindi ve li ripropongo e li troverete già quindi come risposte. All'interno di uno stesso progetto possono essere previste entrambe le tipologie di servizio, quindi la 1 e la 2. Questo sicuramente sì, una o entrambe. Per la valutazione dei programmi di intervento specifici, si farà riferimento all'allegato 11 delle vigenti disposizioni? Assolutamente sì. Quindi viene applicata la griglia di valutazione che è prevista nella circolare, quindi già pubblicata il 25 gennaio. E analogamente per i progetti, quindi viene applicata la griglia di valutazione Progetti Italia che è allegato 12 della circolare. Quindi trovate le griglie di riferimento già pubblicate e a cui potete fare riferimento. Sono quelle dei Progetti Italia. Se gli enti non erogano già servizi di facilitazione digitale, possono attuare ex novo servizi? Grazie al contributo degli operatori volontari, e questo abbiamo già risposto in modo anche esaustivo nell'ultimo intervento, quello che sì, quindi lo prevede il programma quadro e quindi potete realizzare ex novo, diciamo, chiaramente un servizio di facilitazione digitale. Ovviamente le figure degli operatori volontari dovete garantirne il supporto, l'accompagnamento. Ricordate che l'operatore volontario è un ragazzo che deve avere una figura di riferimento. Le figure di riferimento sono sempre le stesse, gli OLP, e quindi deve entrare in un ambiente in cui è accompagnato nel suo servizio civile. Tornano i numeri di carattere delle voci relativi alle schede, programma e progetto, riportato nelle linee guida. In chat abbiamo tantissimi di queste domande, e sottolineo, abbiamo ridotto il numero dei caratteri che descrivono le sezioni. Allora, l'istanza va presentata solo sul sistema informativo, quindi questo l'ho visto in chat e rispondo quindi a qualche domanda. Poi ecco proprio, ora vedo la Sabrina Mancini, se non sbaglio, vedo altre richieste in tal senso. Allora, i caratteri sono 2000, cioè sono stati tagliati. Quindi voi dovete fare sintesi dei vostri contributi e inserirli direttamente al sistema o nelle modalità che vi indichiamo al sistema informativo. Quindi non si sommano, non sono caratteri aggiuntivi. Quindi stiamo puntando anche, fatemi dire, a dei contributi che possono essere sintetici e ben rappresentare le realtà dei progetti. E la sinteticità non è chiaramente un difetto, anzi è, diciamo, un valore, perché ci consentirà di avere delle rappresentazioni anche più efficaci dei vostri progetti e quindi ci porteranno anche a una migliore valutazione. Quindi non si sommano i caratteri rispetto a quello che avete già, diciamo, presente nei vostri file, diciamo ai 10.000 caratteri che erano quelli delle tornate precedenti. L'OLP dei progetti deve possedere dei requisiti specifici e sono quelli ordinari previsti dalle disposizioni. Quindi attenzione che ora, come vi dicevo, come vi hanno detto anche i colleghi del Dipartimento della Trasformazione Digitale, l'operatore volontario si inserisce in un contesto in cui non deve essere l'unico ad avere competenze in materia di digitale, ma deve esserci, come dire, un contesto che lo accolga.
dove eventualmente ci siano delle figure con competenze digitali in materie digitali che lo guidino. Attenzione a non fare del ragazzo l'unico soggetto che, diciamo, voglio dire, abbia il know-how digitale minimo, no? Perché, diciamo, sapete bene che il ragazzo va inserito in un contesto di servizio civile e in particolare userà il digitale per le finalità che ci proponiamo. La selezione dei candidati e i relativi criteri rispondono al sistema già accreditato dall'ente, oppure si prevedono dei nuovi criteri. Non sono previsti dei nuovi criteri, quindi il sistema di selezione dei ragazzi è quello che avete già praticamente già accreditato, che noi abbiamo già valutato in sede di valutazione chiaramente di accreditamento, quindi il sistema di selezione rimane. E quello sarà praticamente utilizzato, dovrà essere utilizzato da voi per sostenere la selezione dei ragazzi. Attenzione che, ecco, qui specifichiamo, lo scopo non è quello di reclutare già dei facilitatori digitali, ma li dobbiamo formare per questo. Quindi siamo davanti a ragazzi che sono operatori volontari, che devono avere degli skill, anche soft skill che conoscete. Bene, e quindi loro acquisiranno competenze su questo tema e diciamo la loro esperienza quindi gli farà maturare questa, diciamo, voglio dire, competenza di facilitatore digitale. Chiaramente quindi ci saranno i percorsi formativi fino alla certificazione e all'attestazione di cui abbiamo parlato, però non stiamo, diciamo, reclutando facilitatori già digitali, sono ragazzi, come sapete, che vogliono fare il servizio civile. I progetti dovranno essere avviati nel 2022, come indicato nell'avviso. Quindi su questo ci abbiamo dei termini che sono, diciamo, dei termini dati dalle milestone del PNRR. Quindi per il servizio civile sapete che c'è come dire, un cronoprogramma e vi è stato presentato nella presentazione di oggi. Nell'intervento, se non sbaglio, del Dipartimento della Trasformazione Digitale, la fascia di tempi è serrata. Abbiamo degli impegni derivanti dal PNRR, quindi i progetti devono entrare in una fase esecutiva assolutamente entro l'anno. Mi sembra che queste erano le domande più ricorrenti, quindi diciamo alcune c'erano state già anticipate. Diciamo in questi ultimi giorni in vista del webinar, io non so se i colleghi del Dipartimento Trasformazione Digitale vogliono tornare su qualcosa che magari vedono in chat come domande proposte, io lascerei lo spazio ai colleghi del Dipartimento. Molto brevemente ho visto una domanda sull'altra misura, che è quella della rete dei servizi di facilitazione digitale, che ovviamente diciamo, non è l'oggetto del webinar, però diciamo che ci sarà nei prossime settimane, nei prossimi mesi, un'attività di definizione dei progetti con le regioni, e dopodiché si passerà appunto alla fase di dispiegamento sui comuni, quindi probabilmente, insomma, si ne parla alla fine di questo semestre e sicuramente nel successivo. Poi c'erano delle domande sulla certificazione. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, appunto con il Dipartimento Politiche Giovanili, mette a disposizione la possibilità della certificazione per i volontari. Come veniva detto prima, ovviamente la certificazione è a seguito di un esame. Come si era detto, però, integra Silvia, l'ente può benissimo provvedere con una certificazione, quindi tramite enti accreditati a certificare autonomamente, e quindi a questo punto non usufruire della certificazione sulle competenze digitali prevista dal Dipartimento. Per quanto mi riguarda, quanto ci riguarda, insomma, erano queste le integrazioni. Che diciamo vorrei smarcare subito. Allora, questo percorso formativo si rivolge a chi partecipa a questo avviso, chiaramente, e siete tutti invitati
a seguirci perché ecco, speriamo di darvi voglio dire, degli elementi utili alla vostra partecipazione. Alcuni di voi in chat hanno detto che stanno già partecipando alla sperimentazione. Ecco, lascio alla vostra valutazione se diciamo, partecipare anche a questo ciclo formativo o se diciamo, eventualmente evitare e quindi proprio perché avete acquisito già un certo know-how nella fase di sperimentazione che è attualmente in corso e quindi non, su questo non c'è una, no, una fiscalità nella vostra partecipazione. Per quanto riguarda i giovani, attenzione, voi qui mi dite, poi i ragazzi volontari che partecipano alla sperimentazione, voi sapete che diciamo, sono, i ragazzi parteciperanno a un solo ciclo. Quindi o partecipano alla sperimentazione, quindi hanno già fatto il servizio civile digitale, o si candideranno poi a questo ciclo di bando. Quindi diciamo non può esserci il caso di un ragazzo che si propone e faccia il servizio civile due volte, nella prima fase sperimentale, quindi quella che è a bando ora, e nella fase che metteremo a bando tra qualche mese. Ecco, quindi penso non si ponga questo problema. E le altre magari domande, diciamo, cercheremo di rispondere per altra via, perché sono davvero tante, ma insomma già abbiamo in parte smarcato. Prego. Quando parleremo del capacity building dopo, quindi per i progetti ammessi, invece per quanto riguarda il progetto PNRR, ovviamente ci baseremo sui sistemi di monitoraggio e knowledge management che saranno anche messi a disposizione, quindi a parte i contenuti formativi che sono simili a quelli del progetto pilota, in realtà ci saranno anche dei contenuti diversi, quindi diciamo, i due percorsi saranno in qualche modo diversi, quindi da seguire entrambi. Poi si specializzeranno anche nell'analisi dei singoli progetti, quindi vi invitiamo comunque ad avere le due possibilità di partecipazione. Va bene. Chiudere, ringraziamo i relatori per il loro contributo, i partecipanti per la partecipazione. Vi do appuntamento allora per il prossimo webinar lunedì alle ore 14. Le iscrizioni sono ancora aperte su Eventipia. Vi ricordo che nella scheda di Eventipia, a partire dalla quale vi siete iscritti, sono già disponibili le slide e da questo pomeriggio sarà disponibile la registrazione del webinar. Grazie a tutti e arrivederci a lunedì. Grazie.